Buongiorno a tutte e a tutti. Ci troviamo all'interno di una scuola secondaria di Torino. Volevo mostrarvi la situazione di questa mattina, 3 novembre, all'incirca ore 11. Adesso passerò nelle varie aule dove si stanno svolgendo le lezioni per dare l'idea di quello che sta accadendo. Ecco, questa è una lezione di matematica. Questa è una lezione di matematica, la professoressa era da sola, percorriamo il corridoio, qui abbiamo un'altra lezione. Siamo di nuovo in corridoio, deserto. Questa è la didattica totalmente a distanza, come si sta verificando nella città di Torino. Vedete i corridoi deserti. Le aule sono tutte occupate da un solo docente. Gli igienizzatori. Aule completamente vuote laddove il docente non c'è. Una situazione surreale dove si odono rumori metallici che provengono dalle aule dove ci sono gli insegnanti, ne vediamo ancora una. Si sentiva in lontananza, non sto disturbando i colleghi e le colleghe per un'intervista, ma volevo darvi un quadro della situazione. Vi mostrerò ora la sala insegnanti completamente deserta. Il Piemonte è una delle regioni d'Italia che si trova in questo momento ad altissimo rischio di essere considerata una zona rossa. Quindi già da lunedì le scuole sono tutte a distanza. Questa è la sala insegnanti e questa è la situazione di Torino. Grazie.